Comunque, iniziando da questa meraviglia che aprirò tra pochissimo, ovvero il fascicolo di Charizard GX di Detective Pikachu, ho acquistato questi due Decidueye GX, pagati veramente pochissimo, e inoltre sono riuscito a ottenere l'autografo da Federic 95 Ita. Comunque, adesso passiamo alla parte seria, ovvero questa, e ci vediamo direttamente quando ho aperto il tutto. Bene ragazzi, intanto ho messo da sfondo i due Decidueye e vi mostro subito. Prima la Jumbo di Charizard GX, che veramente è una carta stupenda. Poi chiaramente abbiamo la versione giocabile, che slitiamo subito con queste bellissime sleeves rosse e lo mettiamo qui, guarda, anzi in mezzo ai Decidueye, bellissimo. Poi abbiamo la carta codice, che a breve vi dovrei riuscire a portare un pack opening se riesco a sistemare il GCC, un pacchetto di Invasione Scarlatta, uno di Guardiani Nascenti, magari un bel taculele, e ben 4 di Detective Pikachu. Set che è molto interessante perché sono tutte holo, ma 4 o 5 ora non mi ricordo precisamente. Mi ricordo che sono Charizard, Ditto, Mewtwo e Greninja, che sono delle holo particolari. E i pacchetti contengono 4 carte. Il set sono 18, quindi più o meno dovrebbe essere facile da completare. Quindi, io direi innanzitutto di vedere proprio le mosse di Charizard. Tanto notiamo che ha ben... Metti a fuoco. Ecco, 250 HP. Furiosa distruzione, artiglieria vapore e fiamma terribile GX. Se non fosse che ha un fase 2, probabilmente una delle carte più costose a livello di energie, si potrebbe quasi giocare. E anzi, quasi quasi, appena riesco a rigiocare al GCC, ci provo a farci un mazzo. Direi che iniziamo facendo una cosa molto particolare. Facciamo prima 2 Detective Pikachu e Guardiani Nascenti, oppure no, al contrario, Guardiani Nascenti, 2 Detective Pikachu, Invasione Scarlatta e gli altri 2 di Detective Pikachu. Così. Innanzitutto, il codice, ok. Peccato che sono andate fuori rotazione. Non capisco se c'è qualcosa. Vabbè. Yangmo, Wimpod, Gumi, Wishiwashi, Vanillite, Energia Folletto, Vanillish, Zona Protetta e Leather Paradise, che esce gold da, non da questo set, ma dal nuovissimo Destini Sfuggenti, Ala, che si giocava un sacco, Graveler di Alola Reverse e Politoed Holo. Comunque una Holo, niente male. Togliamo via queste altre carte e andiamo con il primo di Detective Pikachu. Già vedo un simpaticissimo Psyduck. Ok, la carta dovrebbe essere l'ultima comunque. Psyduck, Magikarp, Charmander e Detective Pikachu, che è solo una rara. Io comunque, siccome questo è un set molto carino, quasi proverei a collezionarlo. Tanto le carte che costano di più sono appunto le holo che vi ho detto prima, che si caratterizzano perché hanno la stellina in basso, come le GX, per farvi capire. Aspetta, vi faccio proprio vedere, intanto che slivo. Hanno la stellina in fondo così, come Decidueye. Si vede solo, ma no, non so perché non metta a fuoco.
Comunque vedete, così argentata. So già che arriveranno tante di quelle persone girando, ma che fai, ti metti a slivare le... Sì, io slivo le olo perché non si sa mai che un giorno potrebbero valere qualcosa. Secondo pack e già vedo una doppia impressione in 8 carte, già una doppiona, perché viene da fare il trick Magikarp, Morilul, Snubbull e Machamp. Bellino. Comunque, le sleeves le uso trasparenti per le holo, mentre io uso questo un sacco per le GX e le comunque le carte più rare, nonostante abbia più holo che altro, ma vabbè. Comunque, due Magikarp. Se non fosse che è inutile, ci starebbe pure bene in un mazzo con un Gyarados, magari. Comunque, invasione scarlatta. Speriamo almeno qui in qualcosa. Anche se dubito, non vedo niente qui. Infatti, credo che il filone sarà quello. Comunque, Chimecho. Non ci credo. Magikarp. Bunnelby. Shellos, Remoraid, Energia Psico, Contrachiappa Pokémon, Mawile, Diggersby, Beware, Raro Reverso, boh, impressionante, bellissima sta cosa. Poi, oh, io ve lo dico subito, io ho sta fissa del creare i mazzi con tutto ciò che è giocabile praticamente ormai. E magari questa... vediamo un po'. Questa carta subisce tanta danni agli attacchi dei Pokémon, non di tipo fuoco del tuo avversario. Se non fosse che ci ho pensato adesso che è fuori rotazione, ci farei anche un pensierino. Comunque, bello. Gli ultimi due pacchettozzi. Non ci credo, ho già visto che è un Machamp. Vabbè. Magikarp, Morilul e Machamp di nuovo. Sleeve. Ragazzi, giuro, col 4 per di Magikarp vi porto il mazzo. L'ho detto, vi porto il mazzo. Se nell'ultimo pack trovo un altro Magikarp, vi giuro, vi ci porto un mazzo su sto Magikarp. Che è veramente inutile. Cioè, l'unico attacco che è che si può... Oddio. Cioè, sarà uno di quei mazzi wall che puntano solo a non subire danni. Ragazzi, mazzo di Magikarp is coming. Io ne mantengo le promesse. Allora, Magikarp. Bulbasaur. Lickitung e Slaking. Vabbè. Comunque ho trovato parecchio olo. Il mio raccoglitore delle olo esploderà. E sì, mi farò una pagina. Siccome quello piccolino da 4 pagine per le olo, avrà una pagina con 4 Magikarp. Cioè, ma vi rendete conto che su 4 pacchetti ci sono stati 4 Magikarp? Cioè, non penso di essere stupido io, cioè, non è normale sta cosa. E niente, vi prometto, vi ci porterò un mazzo. Sarà un mazzo di merda, non c'ho problema a dirlo, sarà un mazzo di merda. Ma io vi giuro, non so quando, perché ci vorrà un po' per studiarne uno che non faccia completamente schifo, ma vi porterò un mazzo post rotazione, quindi pure senza le peggio cose, di Magikarp. So già che mi repentirò di questa scelta. Comunque, riguardiamo tutto quel poco che abbiamo trovato di buono, cioè, considerate, sono tutte holo. Più la promo, e vabbè, questi due non li ho trovati, li sto facendo vedere. Comunque, Politoed, 4 per di Magikarp, Bulbasaur, Lickitung, Slaking, Jigglypuff,
Morelul, Machamp, ah, due Morelul, Snubbull, un altro Machamp, Detect, cioè, Psyduck, Charmander, che almeno è carino, Detective Pikachu, che è una delle più belle carte del set, secondo me, e due Beware. Dunque, ragazzi, questa carrellata di ma... Aspetta un attimo, ricordo bene, eh? Ragazzi, ricordavo bene, c'è anche lui come Magikarp. Sono riuscito a trovare 5 Magikarp in un video. Vi prego, un like per consolarmi, vi prego. Cioè, mo vi dico, no? Io mi ero preparato le sleeves anche per le GX e per le cose. Ne ho preparati di più perché ho fatto il massimo del pur che non ricordavo i pacchetti all'interno. Non sono servite. Grazie. Coda Phoenix è tutto. Ciao!